Allora, oggi completiamo, concludiamo il discorso che abbiamo iniziato lunedì sulla creazione dei grafi, andando a spendere un po' di tempo sugli algoritmi di visita. No? L'altra volta abbiamo visto, diciamo, in teoria, no? Quali sono i meccanismi, gli algoritmi che permettono di raggiungere il grafo, e abbiamo velocemente impostato due righe di programma che effettivamente utilizzano questi iteratori della classe depth first iterator oppure breadth first iterator, che in qualche modo implementano l'algoritmo di visita. Questo l'abbiamo messo, diciamo così, come chiamata estemporanea dell'ultimo momento dentro la creazione del grafo. Adesso cerchiamo oggi di fare un passo avanti nel chiaramente agganciare questa funzionalità a un'interfaccia utente, quindi un'interfaccia dalla quale si possano scegliere le stazioni di partenza e di arrivo, e riuscire anche a ricostruire quali possono essere i percorsi, no? Da condurre dalla stazione di partenza alla stazione di arrivo. Perché noi sappiamo che l'iteratore di visita del grafo in ampiezza e in profondità è in grado di raggiungere tutti i vertici. Nel raggiungerli utilizza un sottoinsieme di archi che abbiamo chiamato la volta scorsa l'albero di visita, però questo albero di visita non ce l'abbiamo, no? L'iteratore non ce lo dà, l'iteratore ci dà la sequenza dei vertici uno dopo l'altro. Quindi cercheremo di capire anche come possiamo ottenere l'albero di visita attraverso una funzionalità di cattura di eventi di visita che l'iteratore ci fornisce. Ma facciamo un passo per volta. Il primo passo è quello di cominciare ad agganciare un'interfaccia grafica a questa cosa qua. Per ora abbiamo un model che lavora da solo, dobbiamo riuscire a collegarlo al suo controller. Quindi noi abbiamo il nostro progetto Metro Paris, in cui eravamo arrivati l'altra volta. Per chiarezza facciamo un altro branch che possiamo chiamare con interfaccia. Così lo teniamo separato. Okay? Allora, su questa parte qui andiamo subito a costruirci, lavorare sull'fxml, se riesco a farlo aprire, ok, l'ha aperto dopo un po', per immaginarci un po' quello che vogliamo fare. Allora, noi potremmo immaginare un'interfaccia in cui scelgo la stazione di partenza, scelgo la stazione di arrivo e poi mi farà vedere il percorso da seguire, dato sotto forma di elenco di stazioni intermedie. Ok? Proprio come, diciamo così, versione base, versione semplice. Quindi noi possiamo avere al solito, mettiamoci un titolo nel top che possiamo chiamare ricerca percorsi Parigi, no, Metro Paris, ricerca percorsi. Questo lo facciamo sembrare un titolo. E poi ci aggiungiamo ovviamente gli elementi di interfaccia, che saranno due menu a discesa in cui posso scegliere stazioni, un bottone per avviare la ricerca e un'area nella quale mostrare il risultato, che in prima battuta per semplicità potrebbe essere una semplice area di testo, e poi se abbiamo tempo e voglia la potremo trasformare in una tabella in cui effettivamente una riga dopo l'altra si vedono le stazioni. Quindi nel centro mettiamo un contenitore che potrebbe essere un contenitore verticale, che avrà al suo interno, dicevamo, due combo per la stazione di partenza e la stazione di arriva, no, è brutto così perché non si sa che cosa sono, dovrei mettergli a fianco di ciascuna anche un'etichetta che dice che cos'è. Vabbè, ho capito, dai, facciamoci una piccola grid
così ci mettiamo dentro i bottoncini, la combo la metto a destra e a sinistra gli metterò, sei bravo, e a sinistra gli metterò una label. Che sarà stazione di partenza e l'altra label sarà stazione di arrivo. Partenza, arrivo, e così ho lo spazio ben allineato per metterci anche un bottone cerca, qua sotto, ricerca percorso. Quindi questa grosso modo potrebbe essere l'interfaccia, dobbiamo mettere un pochino a posto come sempre i margini. E anche la tabella, ok. E poi sotto di questo avremo, come dicevo, per ora mettiamo una text area per sotto la grid pane, un'area di testo nella quale poi stampare il risultato, che poi si potrebbe trasformare, come dicevamo, in una tabella per più facile consultazione un pochino più avanti, quando prima facciamolo funzionare, poi eventualmente lo miglioriamo dal punto di vista grafico. Ok, diamogli un pelo di margine a queste cose, in modo che non siano tutte appiccicate così. E siamo a posto. Adesso, a parte la parte grafica, no? Dobbiamo agganciare questi elementi di interfaccia al controller, quindi cominciare a creare il controller. Allora noi avremo due combo box che sono relative alla stazione di partenza e alla stazione di arrivo, un bottone che genererà l'evento di ricerca e un'area di testo che useremo come visualizzazione del risultato. Quindi della tendina ci interessa dare un ID, allora dunque il testo iniziale seleziona puntini puntini e come ID possiamo chiamarla combo box partenza, quindi lo chiamo box partenza. Poi la seconda la chiamerò box arrivo e ci scrivo anche lì seleziona. Ricerca percorso è un bottone che mi genererà l'evento handle cerca. E poi nella casella di testo darò un ID, lo chiamiamo sempre text result. Quindi riassumendo, noi abbiamo tre oggetti che saranno visibili dal controller, box partenza, box arrivo e la text area, il text result, e un bottone che genererà l'evento che abbiamo chiamato handle cerca, chiamerà il gestore di eventi che abbiamo chiamato handle cerca. Questo è il nostro interfaccia, usiamo queste informazioni per costruirci un primo controller che andremo poi a popolare ovviamente con le cose vere. Quindi copio questo, torno in Eclipse, mi vado ad aprire nel package principale il controller, incolliamo questo dentro e iniziamo a lavorare. Solo a titolo di cronaca, questa attività qua, questa azione qua di andarsi a creare l'interfaccia, eccetera, in sede di esame normalmente non avete bisogno di farla, vi forniamo già l'FXML pronto, no? Proprio per non doversi andare a perdere tempo su queste cose e che vi possiate concentrare sulla parte più algoritmica. Allora, queste due caselle di testo ovviamente sono delle combo box personalizzate con un generics che rappresenta il tipo di oggetto che vogliamo contenere. Queste combo box conterranno ovviamente gli oggetti tipo fermata, no? Quelli su cui abbiamo lavorato la volta scorsa.
Quindi personalizziamo con il generic fermata di qua e fermata anche di là, ovviamente importandolo con la import dal model, model.fermata. Ok? Ovviamente siamo abituati, la combo box mostrerà delle stringhe, ma dentro memorizza il riferimento all'oggetto e quindi il get value e set value lavorano direttamente con oggetti di tipo fermata. Poi, prima di andare avanti, dobbiamo agganciare i controller al modello e quindi qui è un lavoro che dobbiamo fare nel nostro main, andando come sempre a lavorare sull'fxml loader loader uguale new fxml loader, in cui prendiamo questo fxml qui e poi loader.load fxml loader. Ci vuole una L maiuscola qua in mezzo, se no non mi piace. E da qua quindi possiamo crearci modello e controller, quindi model M uguale new model e model lo importiamo chiaramente dal package model. Controller si chiama metro controller questa classe. C uguale loader.getController e finalmente diremo controller setModel di M. No? Classico lavoro che facciamo sempre per completare il pattern MVC. SetModel che sarà un metodo da creare dentro il controller. E quindi andiamo di nuovo nel controller, ci facciamo creare il metodo setModel, che di fatto this.model uguale m, dove this.model è ovviamente una variabile che dobbiamo definire, adesso devo tornare all'inizio a definire questa variabile. Quindi mettiamo qua per prima, così è facile da trovare, private model model. Ok, quindi definisco il modello del controller, definisco il metodo setModel e nel main chiamo setModel sulla classe controller, cose oramai standard. Qui c'è una qualcosa di rosso perché non mi piace. Ah, ci manca un punto e virgola. Ok, allora se facciamo rileggere Eclipse, questo è fxml perché altrimenti lui non se ne accorge, tanto vuole essere intelligente, dovremmo essere in grado di far partire il programma. Ok, ricerca il percorso che non fa niente, le tendine che sono vuote, ma perlomeno è lui. Allora, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, prima che il programma parte, dovremo popolare queste due tendine, prima che l'utente possa interagire. Poi, al bottone ricerca percorso, potremo creare il grafo e fare la ricerca del percorso. Oppure il grafo lo creiamo subito, all'inizio, all'avvio, e non ci pensiamo più. Questa poi è una scelta nostra, no? Di quando andare a creare le varie strutture dati. Sicuramente al controller serve sapere l'elenco delle stazioni subito. E subito significa quando? E significa dentro il setModel. Il controller è qua. Qua dentro set model, non appena conosco il modello, mi danno la classe modello, la prima cosa che farò è chiedere al modello, senti, dammi l'elenco delle fermate. Ok?
così posso popolare le tendine. Quindi servirà un metodo del modello che finora non abbiamo, perché non ci avevamo pensato al fatto che questo modello dovesse essere usato dal controller. Servirà un metodo per restituire l'elenco delle fermate. Quindi in minimo dovremo riorganizzare questa nostra classe model separando il metodo getAllFermate, che mi serve subito, dal resto della creazione del grafo, che mi servirà anche dopo, non mi serve immediatamente. Questo vuol dire che l'elenco delle fermate mi serve indipendentemente dalla creazione del grafo, e questo vuol dire che questo oggetto fermate mi conviene spostarlo a livello di classe, in modo che le creo, le leggo una volta e poi me le ricordo e le posso riusare. Finora avevamo tutto all'interno di un metodo solo, adesso che stiamo spezzando le cose in più metodi, chiaramente i dati comuni li spostiamo a livello di proprietà della classe. Quindi sarà un private list di fermate, lo definiamo qua, e dovremo creare un metodo pubblico che restituisce questa lista di fermate, getFermate, al controller che ne avrà bisogno. E cosa fa questo metodo? Allora, metodo, se in teoria dovrebbe chiedere, diciamo, copiamo ciò che si sta fatto sotto, poi dopo andremo a cancellare. Per ora non tocco il metodo creaGrafo, sto solo copiando dei pezzi che mi servono per aggiungere, poi penseremo a creaGrafo dopo. Quindi mi serve il DAO al cui chiedere effettivamente questa lista di fermate e posso restituire la chiamata al chiamante. Allora, questo ho copiato, così ho copiato le linee. In realtà non devo fare così, perché se facessi così, questo fermate sarebbe una variabile locale di questo metodo. Alla fine del metodo mi dimentico la variabile locale e quindi quando arrivo al grafo dovrei di nuovo interrogare il database per richiedere una cosa che già so. Per questo avevo definito la variabile distanza, e quindi questo risultato del DAO lo memorizzo dentro this.fermate, non dentro una variabile locale aggiuntiva. E quindi scriviamo this per chiarezza, anche se non servirebbe. Quindi leggo dal DAO, me lo salvo in una mia proprietà di classe e restituisco questa al controller, che lo userà per popolare la tendina. Io non ho idea di quante volte il metodo getFermate verrà chiamato. Scritto così, questo metodo getFermate, ogni volta che viene chiamato, fa una query al database. In questo problema il database è sempre lo stesso, sicuramente l'elenco delle fermate è sempre lo stesso, e questa query non ha nessun parametro. E quindi ogni volta mi darà sempre lo stesso risultato. Diverso sarebbe se la query fosse parametrica, quindi dammi le fermate che iniziano con la A, dammi le fermate che iniziano con la B, cosa stupida, o di una certa linea, forse un pochino più furba. Allora a questo punto quella query ogni volta mi dà un risultato diverso, perché dipende dal parametro che è stato passato. Allora ha senso rifarla. Ma qui, se chiamo 10 volte il metodo DAO.getAllFermate, il risultato sarà sempre esattamente lo stesso. Allora, tanto vale, se l'ho già chiamato questo metodo, ricordarsi il risultato anziché ricalcolarlo ogni volta. E come faccio? Vabbè, se tutto passa da getFermate, posso semplicemente controllare, prima di fare la query, se this.fermate contiene già un valore. Se this.fermate è null, cioè non è inizializzato, devo fare sta roba. Altrimenti non serve farla. Quindi, ovviamente io alla fine restituisco sempre this.fermate. Ci sono due casi: o this.fermate contiene già un dato, quindi non è null, allora restituisco quello.
Se invece è nullo, vuol dire che non ho ancora fatto la query del database, va bene, dammi un secondo, la faccio subito e poi ti restituisco il risultato che ho appena ottenuto dal database. In questo modo chiamare il metodo getFermate non è la stessa cosa che chiamare il metodo del DAO getAllFermate. Il metodo del DAO ogni volta fa la query, il metodo getFermate siamo sicuri che fa la query una volta sola e poi si ricorda del risultato. Questo perché siamo sicuri che il risultato non cambia. Ok. Con questo metodo in più possiamo andare a completare, tornare sul controller e popolare le tendine. Così vediamo se funziona. Quindi io avrò una lista di fermata che chiedo al modello list.model.getFermate. E con questa lista, e qui dobbiamo importare list, e con questa lista vado a riempire le opzioni delle due tendine. Quindi sarà box partenza, getItems, ricordiamoci che la proprietà items è l'elenco delle voci della tendina, atAll fermate. GetItems è una collection che inizialmente è vuota e gli travaso dentro una copia di queste fermate. Se non ricordo male, la query del DAO mi restituiva già le fermate in ordine alfabetico. E quindi mi va bene mettere così. Se la query del DAO non avesse nessun ordinamento, magari conviene qua, prima di aggiungere alla tendina, mettere in un ordine in cui siano facili da consultare, fare un piccolo sort su questa collection. E poi la stessa cosa box di arrivo. Box arrivo, qui sarà uguale, ma sarà la tendina arrivo anziché quella partenza. Get fermate, perché? Ah, perché non ho salvato il modello, chissà perché dimentico sempre di far salva. Ok? E quindi facendo run dovremmo a questo punto vedere innanzitutto che dopo l'avvio il connection pool si attiva, quindi vuol dire che abbiamo fatto delle query, e le tendine adesso sono popolate col toString delle varie stazioni. Queste qua non so perché sono due con lo stesso nome, probabilmente erano già così nel database. E idem la seconda conterrà i riferimenti agli stessi oggetti, che sono gli elementi della lista fermata. Adesso, quando clicco su ricerca il percorso, cosa deve fare il mio programma? E deve creare il grafo, fare una visita e poi ricostruire dalla visita il percorso. Ok, quest'ultimo pezzo non lo sappiamo ancora fare, ricostruire il percorso, ma il resto lo sappiamo già fare. Quindi ci andiamo ad agganciare di nuovo al modello un nuovo metodo che possa essere chiamato dal controller quando l'utente preme questo bottone. Cosa deve fare questo metodo del model che dobbiamo ancora costruire? Beh, deve ricevere come parametri le due stazioni di partenza e di arrivo e restituire come risultato la sequenza di stazioni da attraversare. Quindi il modello dovrà avere un metodo, mettiamolo qua, public, che restituisce una lista di fermate, chiamiamolo calcola percorso, e riceve come parametro una fermata di partenza
e una fermata di arrivo. Questa lista di fermate che è restituito non è ovviamente la lista di tutte le fermate, ma è di tutte e sole quelle che compongono il percorso, un percorso o il percorso migliore che salterà fuori dall'algoritmo di visita. Allora, questo è il metodo che serve al controller. Ti do le sue stazioni, mi dai un percorso. Poi, cosa deve fare qua dentro? Ci pensiamo. Deve creare il grafo e poi deve visitare il grafo. E poi estrarre il percorso, abbiamo detto. Allora, creare il grafo, in qualche modo ce l'abbiamo già, questa funzione crea grafo, su cui la volta scorsa abbiamo lavorato parecchio, che ha tutti i resti archeologici delle varie prove che avevamo fatto. E può diventare una funzione quasi quasi privata. No, perché la creazione del grafo alla fine, qui l'abbiamo creata come void, va a istanziare questa variabile grafo, ma questa variabile grafo non interessa direttamente al controller, al di fuori del model è meglio non farla vedere. No? Quindi magari un'azione che non devo, potremmo dire in un altro modo, il controller non ha bisogno di sapere che dietro c'è un grafo, no? Il controller non ha neanche bisogno di sapere che cos'è un grafo, okay? Il controller deve gestire le azioni degli utenti e a un certo punto l'utente gli chiede di calcolare un percorso, va bene, cos'è un percorso? È una lista di fermate con un punto di partenza e un punto di arrivo. Ok? Quindi la visibilità sulla funzione creaGrafo non serve al controller. Possiamo tenercelo in casa. Noi l'abbiamo scritta public prima perché era comodo richiamarla nel test model principalmente, no? Per fare le nostre prove. Ma la prima cosa che farà appunto questo calcolo percorso sarà chiamare la creaGrafo. Crea grafo che crea l'oggetto grafo e lo popola con l'elenco delle fermate, cioè gli archi, e l'elenco delle delle connessioni tra queste fermate, gli archi, no, prima ho detto archi era vertici, l'elenco delle fermate cioè i vertici e l'elenco delle connessioni cioè gli archi. Adesso però crea grafo non è più da sola, noi sappiamo che probabilmente prima è già stata chiamata la get fermate. Quindi non vado più come metodo creaGrafo a chiamare il DAO, con il rischio di rifare una query che ho già fatto. Questa lista di fermate in realtà ce l'ho già, è qua. Quindi in realtà tutta questa parte qui non mi serve più, è già stata chiamata prima. Viceversa, chiediamoci, questa id map che ci è servita per creare il grafo, dove è bene costruirla, dove è meglio calcolarla? Queste tre righe qui di codice. Beh, io queste tre righe ho tanta voglia di spostarle dentro la get fermate, che vengono fatte una volta sola e costruiscono l'indice per l'accesso rapido alla lista di fermate. Quindi anche qua, alla prima volta faccio una query, salvo le fermate e poi costruisco l'identity map, facciamo copia e incolla, e questa identity map ovviamente per aver senso deve essere ricordata e quindi anch'essa la definisco a livello di classe. E quindi qua starò popolando non una nuova mappa, ma la mappa di classe.
e andrò ovviamente a scandire il dis.fermate e basta. Quindi il getFermate diventa un metodo importante. Legge il database, salva e si ricorda l'elenco di fermate, costruisce e si ricorda l'ID map per accedere velocemente alle fermate dato l'ID. E li salva qua dentro, in questa coppia di valori che sono a questo punto o entrambi nulli, cioè non ancora inizializzati, o entrambi validi. Esco dalla funzione getFermata con entrambi validi. E quindi CreaGrafo non ha più questa incombenza. Quindi semplicemente il DAO mi servirà dopo, ma per la creazione dei vertici in realtà non ho bisogno di nulla. Creo un nuovo grafo, ok, e aggiungo al grafo i vertici che ho già dentro la variabile fermate. Oppure chiamo la getFermate al posto di usare la dis.fermate. Alla fine il risultato è lo stesso, però così mi proteggo un pochino di più. No? Guardate, la differenza tra questa e questa qual è? Il grafo viene creato uguale, le fermate sono le stesse, il numero di query che viene fatto è lo stesso. La differenza è che questa prima istruzione funziona, sono sicuro che funziona, solo se qualcuno ha chiamato getFermate prima di chiamare CreaGrafo. Oh, questo qualcuno è il controller e siamo sicuri che lo chiama, perché l'abbiamo messo nella parte iniziale. Però in qualche modo qua la classe model funziona correttamente solo se l'utilizzatore della classe stessa ha chiamato i metodi nell'ordine giusto. Quindi mi sto fidando di qualcun altro, del mio utilizzatore. Se invece faccio così, getFermate, sono protetto perché normalmente getFermate ritornerà subito da qua, perché le fermate sono già state calcolate. Ma se per caso il controller, qualcun altro cambiasse il controller e lo facesse funzionare in modo diverso, vorrà dire che a questo punto le fermate non ci sono ancora, me le calcolo qua perché effettivamente mi servono. Quindi un pochino più, si chiama programmazione difensiva, no? Cioè, mi metto un pochino sospettoso rispetto a come potrà cambiare il programma, e quindi se anche sono sicuro che adesso funziona, magari domani sono sicuro, garantisco che continuerà a funzionare. Quindi diciamo sono equivalenti per il nostro programma, ma questa seconda è un pochino più tranquilla. E poi dobbiamo aggiungere i vertici, le archi, scusate. Allora, fatemi magari ripulire un po' il codice, tanto ce l'abbiamo salvato nell'altro branch e teniamo per buona l'ultima, visto che abbiamo costruito l'identity map, usiamola, quindi cancelliamo tutta la nostra fatica di lunedì. E creiamo questo grafo. Queste print non ci servono, se lasciamole lì non si, sarà, non si sa mai. Scusate, se dovessimo entrare in debugging, questa qua invece la togliamo del tutto. Ok, questo metodo crea un nuovo grafo ogni volta che viene chiamato, chiaramente usando le fermate e facendo questa query per calcolare gli archi. Volendo potremmo anche qua mettere una if all'inizio controllando se per caso dis.grafo non è null, puoi ritornare subito, tanto perché vuol dire che il grafo c'è già. E quindi non è il caso di ricalcolarlo. Vediamo se lo vogliamo aggiungere. Ma, oh.
seguendo lo stesso, diciamo, la stessa idea delle fermate. Ok, allora a questo punto la prima cosa che fa, calcola il percorso, dicevamo, è crea il grafo. Poi una volta che ho creato il grafo, devo visitarlo, diciamo così, creare il percorso a partire da una visita del grafo. La visita del grafo che cosa mi restituisce? Beh, di per sé, per come l'avevo implementata la volta scorsa, non mi restituisce nulla, semplicemente mi stampa i vertici via via che li incontra. Ok? Volendo potrei facilmente far restituire alla visita grafo l'elenco dei vertici incontrati, perché no? No? Basterà definire una nuova lista e qui quando estraggo la fermata F la aggiungo a questa lista, quindi faccio degli add di queste varie fermate che trovo e poi restituisco la lista in cui ho aggiunto tutte queste fermate. Ci costa poco, possiamo farlo, ma non ci serve, in questo caso non ci serve nulla, perché la lista che salterà fuori sarà la lista di tutte le fermate della mappa, non quelle che stanno nel percorso che mi interessa. Okay? Il percorso dobbiamo ancora crearlo. Però di sicuro possiamo chiamare la funzione di visita a partire dalla funzione dalla stazione di partenza, dalla fermata di partenza. Adesso non abbiamo ancora nulla da restituire al controller, ovviamente. Quindi per ora non serviamo nulla, caro mio. Però possiamo, l'ho lasciato così il codice, proviamo a vedere se funziona, se arrivano le informazioni giuste, prima di passare poi alla visita vera e propria. Allora, rifacciamo un run. Ah no, infatti non fa nulla il bottone ricerca. Pensavo che per magia qualcuno mi avesse scritto il metodo, invece così non è stato. Quindi qua dovrò dire, quando premo il bottone endless, cerca recuperare la fermata di partenza dal box partenza get value. La fermata di arrivo dal box di arrivo punto get value. Poi fare un minimo di controllo, nel senso che io posso andare avanti solamente se la partenza è stata selezionata, non è null, e l'arrivo è stato selezionato e l'utente non mi ha fatto lo scherzetto di selezionare stessa fermata e stesso arrivo, cioè una stazione che non avrebbe senso, no? E quindi se partenza, ma posso andare avanti, se partenza è stata selezionata, quindi get value non è null, l'arrivo non è null e partenza e arrivo sono diversi, quindi not partenza.equals di arrivo. Se sono vere queste tre condizioni posso andare avanti e cercherò di farmi restituire una lista di fermata che chiamo percorso dal mio metodo model.calcolapercorso da questa partenza a questo arrivo. E poi brutalmente, per ora proviamo solamente a stamparlo, non system, scusate, text result, set text percorso.toString. Altrimenti non posso procedere e dovrò dire all'utente text result set text devi selezionare due stazioni diverse tra loro. A capo. Quindi un minimo di controllo dei dati e poi si delega al model di fare il lavoro duro. Dopo che il model ha lavorato, semplicemente visualizzo i dati. In questo caso solamente una toString brutale. Quando avremo l'algoritmo messo a posto, metteremo anche un po' a posto l'estetica del controller. Vediamo se funziona.
fino a qua, quindi clicco su cerca percorso, devo selezionare le stazioni, non mi lascio andare avanti, se ne seleziono una sola non gli piace, se ne seleziono due volte la stessa non gli piace, se ne seleziono due diverse, clicco su ricerca percorso, null pointer exception, bellissimo, ovviamente perché ho scritto percorso toString e percorso è nullo, perché il controller mi restituisce un null, il model mi restituisce un null. Cosa potevo aspettarmi facendo return null da qua? Però sono arrivato fin qua e nel frattempo, se non sbaglio, nella, torna, dove è andato Eclipse? Nella console di Eclipse, prima di tutta questa bella eccezione, avevamo la stampa di tutte le stazioni che sono state visitate, partendo ovviamente da quello che ho scelto, di partenza. La stazione di arrivo, lo sappiamo, nel model è stata totalmente ignorata. Non abbiamo usato proprio quel valore arrivo. Adesso dovremmo farlo. Qui ci sono, la stazione di partenza la sappiamo, è la prima, tutte le altre sono stazioni che l'algoritmo di visita ha trovato nell'ordine in cui le ha trovate, ma non è, saltano fuori da questa print line qua sotto, che ci fa solo capire che l'algoritmo sta girando, però non è il risultato che cercavamo. Adesso concentriamoci invece sul risultato che ci serve, ok? Il percorso vero e proprio. Allora andiamo a riprendere l'ultima slide che ieri, cioè ieri, lunedì non abbiamo visto, che ci dice una cosa interessante, anche se parzialmente incomprensibile. Ma è sempre così. L'ultima slide ci dice, no, non è questa, era penultima, scusate. Ci dice, guarda che se tu chiami uno di questi algoritmi di attraversamento, puoi aggiungere dei listener ad alcuni eventi che vengono generati dall'algoritmo stesso. Allora qui ci sta dicendo, guarda che ciò che abbiamo imparato sugli eventi a livello di interfaccia utente, no? Che l'utente fa cose, queste cose si traducono in eventi e tu se vuoi puoi andare ad ascoltare alcuni eventi aggiungendo gli event handler dove ti interessa. Questo algoritmo di attraversamento anch'esso genera degli eventi, che non sono eventi click, ma sono eventi di tipo attraversato un arco, attraversato un vertice, finito attraversando un vertice, e questi altri due ci interessano meno perché ci dicono che l'algoritmo di attraversamento è passato da una componente connessa, ha esaurito una componente connessa e è passato a quella successiva, ma il nostro è un grafo connesso, quindi non ci interessa. Quindi, in qualche modo, l'algoritmo di attraversamento genera degli eventi e noi possiamo chiedere all'algoritmo di essere informati degli eventi che accadono registrando un nostro listener, un nostro ascoltatore, un nostro gestore di questi eventi. Perché di sicuro l'algoritmo di visita fa il ragionamento sugli archi, vertice visitato, vertice da visitare, eccetera, eccetera. Ma poi di questa informazione che lui usa per attraversare il grafo non ci dà, non ci dice più nulla, semplicemente ci dà il prossimo vertice che ha trovato. A noi non serve tanto il prossimo vertice, serve sapere da dove l'ha trovato, serve sapere l'arco che è stato usato come albero di visita. Allora, ciò che mi viene in mente potrebbe essere questo: noi potremmo ascoltare gli eventi dell'algoritmo di visita, quando lui attraversa un nuovo arco per trovare un nuovo vertice, allora quell'arco lì ce lo salviamo. E alla fine avremo tutti questi archi salvati che ci diranno, di fatto ci rappresenteranno l'albero di visita. Come? Come li salviamo? Come li rappresentiamo tutti questi archi? Ah, vediamo, sono nell'aula in cui funziona la lavagna, quindi la uso. No? Noi abbiamo il nostro grafo, diciamo, abbiamo vari, questa è la nostra stazione di partenza,
e poi l'algoritmo di visita che a un certo punto, partendo dal nodo di partenza, trova un altro vertice. Allora, quest'arco qui è un arco di quelli che vogliamo salvare perché fa parte dell'albero di visita. Poi l'algoritmo va avanti. Cosa ho fatto? Torna qui. L'algoritmo va avanti e crea, scopre altri vertici e li scoprirà, alcuni da qui, altri da qui, altri da qui e così via. E io avrò questi archi che sono stati usati per scoprire i vertici che fanno parte dell'albero di visita e poi avrò anche degli altri archi, magari questo, che non mi serve. Perché non questo, che non mi serve perché non fa parte dell'albero di visita. Okay? Tra tutti questi nodi ci sarà quello di arrivo. Perché ricordiamoci che noi non stiamo esplorando il grafo così tanto per, lo stiamo esplorando per trovare il percorso che mi porta da una stazione di partenza a una stazione di arrivo. Come faccio, avendo questa informazione, gli archi che sono stati usati, che adesso scopriamo come ottenere, e la conoscenza del vertice di arrivo, che è uno tra i tanti, come faccio a ricostruire il percorso? Allora, un modo semplice è quello in qualche modo di ricordarsi questi archi come se fossero orientati all'indietro. Cioè, dalle foglie verso la radice. È il contrario di un albero, ok? È un albero la cui radice è il punto di partenza, si sviluppa come un albero, ok, e tocca tutti i vertici. A livello di programma mi interessa sapere, se io avessi questa informazione, dato un qualunque vertice, qual è il vertice da cui è stato scoperto, mi risulta facilissimo ricostruire il percorso dato il vertice di arrivo. Perché a questo punto prendo il vertice di arrivo che conosco, e gli chiedo da chi sei stato scoperto tu? Da questo. E tu da chi sei stato scoperto? Da questo. E tu da chi sei stato scoperto? Da questo. E tu da nessuno perché sono la radice. Allora, è molto semplice costruirsi una struttura dati che, dato un vertice, mi dica da chi sono stato scoperto. E non è altro che, se vogliamo, una mappa che, data una fermata, mi dice da quale fermata provengo. Ed è univoca. Dato un vertice sotto, il suo padre, padre da cui è stato scoperto, non in generale i padri che può avere, visto che è un albero, il padre è uno solo, oppure nessuno nel caso della radice. Se avessimo invece pensato di memorizzare questo albero di visita al contrario, con le frecce in avanti, sarebbe stato un pochino più complicato, perché già ad esempio vedete che dalla radice ne avrei due archi uscenti. Quindi, data la radice, non mi dovrei chiedere qual è il vertice successivo, ma quali sono i vertici successivi. E poi, di tutti questi vertici successivi, qual è quello che devo prendere per arrivare alla mia destinazione? Perché poi è quello che mi interessa. Invece, così facendo, lavoro, faccio un passo in avanti e uno indietro. Uno in avanti partendo dal vertice di partenza e visito tutto il grafo, partendo dal vertice di partenza. E nel visitare tutto il grafo mi salvo un'informazione legata all'albero di visita, i vertici precedenti, i padri. Poi faccio un passo all'indietro, a questo punto vado a pescare il vertice di arrivo, che, se tutto va bene, avrò raggiunto, perché se non avrò raggiunto vuol dire che il grafo non è connesso e non ci posso arrivare, ho finito lì, non esiste nessun percorso, ma in questo caso è un grafo connesso, quindi l'ho raggiunto, e a questo punto vado a chiedermi da chi l'ho raggiunto,
quella è l'ultima fermata? Qual è stata la penultima? Me lo dice questa freccia, questa mappa. E qual è stata la terz'ultima? Eh beh, applico la mappa sulla penultima, mi dà la terz'ultima e così via itero. Okay? E quindi ricostruisco all'indietro il percorso. Ok? Quindi, durante la visita in ampiezza, facciamo una visita in ampiezza perché così ci dà il percorso minimo, perché la visita in profondità mi fa dei percorsi più contorti, durante la visita in ampiezza mi salvo queste informazioni. Ogni volta che attraverso un arco, me lo salvo in questa mappa. Prima o poi riuscirò, imparerò a usare sta roba. Ogni volta che attraverso un arco, aggiungo un elemento in questa mappa, dicendo dove ti ho trovato. Una volta che l'ho fatto, sarà facile poi fare questa operazione di partire dal fondo e tornare su. Ok? Allora, proviamo a vedere in pratica cosa vuol dire. E lo vediamo anche nella documentazione in cui abbiamo dov'è? Vedete, questo metodo attraverso la listener che aggiunge questo attraverso la listener all'iteratore. Attraverso la listener è una classe che costruiamo noi, che deve implementare questa interfaccia traversal listener. Questa interfaccia traversal listener specifica una serie di metodi che vengono chiamati al momento giusto. Ok, quindi io creo una classe di tipo che implementa l'interfaccia attraverso il listener. Questa classe deve implementare questi 5 metodi, però di questi 5 metodi in realtà l'implementazione la lascio vuota per tutti quelli che non mi servono. No? Questo vuol dire che quando l'algoritmo di visita attraverso un nuovo arco informa il listener che l'arco specificato è stato visitato durante l'attraversamento del grafo, allora quando capita questo, chiama questo metodo. Chiamo questo metodo e gli passo un oggetto di tipo edge traversal event che avrà delle informazioni, immagino, sull'arco. Poi quando inizia a attraversare un vertice, quindi lo vede per la prima volta e inizia a considerare i suoi vicini, chiama questo metodo. Quando lo vede per l'ultima volta, cioè quando di fatto la ricorsione torna indietro, chiama questo vertex finished e così via. Ok? Quindi noi dobbiamo creare, se vogliamo registrare queste informazioni, dobbiamo crearci una istanza di questa classe attraverso il listener e implementare il nostro codice in risposta, secondo me, dell'evento edge traversed. Ah? Che qua non è che dice molto di più. Questo edge traverse riceve come parametro un evento E che si chiama edge traversal event. Questo edge traversal event contiene informazioni get edge finalmente sull'arco che è stato attraversato. È un giro un po' lungo, ma poi alla fine non è faticoso. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è crearci una classe, scriviamola sotto, bella bella privata, di tipo, torniamo indietro, attraverso il listener, una classe che implementi l'interfaccia attraverso il listener. Quindi private, una classe ho detto, quindi devo creare un altro file nel modello. Classe, chiamiamo... registra o chiamiamola registra albero di visita. Registra albero di visita, anche se il nome è lungo, fa lo stesso, tanto lo usiamo una volta sola. Ok?
che implementa l'interfaccia, facciamocelo fare da qua, traversal listener. VE, dove V è il tipo di vertice dell'arco, fermata, e è default edge. Ok, quindi ho creato una nuova classe registra albero di visita che implementa traversal listener di fermata default edge. Default edge devo importarlo da JGraphT. Traversal listener se l'ha già importato lui. Adesso questa definizione di classe segnala un errore, perché? Beh, perché visto che sto dichiarando di implementare un'interfaccia, dimostramelo implementando i metodi, se no non implementi un bel nulla. Allora possiamo chiedere ad Eclipse, va bene, aggiungimi tutti i metodi che ci devono essere per implementare l'interfaccia. E lui gli scrive tutti i vuoti. Okay. Per ora ho solo definito una classe, se ne sta lì tranquilla. Adesso devo fare in modo che questa classe si colleghi all'algoritmo di visita, cioè quando l'algoritmo di visita gira chiami i metodi di questa classe, o meglio di un'istanza di questa classe, no? Perché se sono una classe. Quindi teniamola aperta perché dobbiamo finire di implementarla, ma tornando nel modello dovremmo dire, va bene, io faccio la visita, su questo prendiamolo con in ampiezza, abbiamo detto. Ma prima di partire, quindi creo questo iteratore, per carità, ma prima di farlo lavorare l'iteratore, gli aggancio un guardone, un listener, che vada a farsi i fatti suoi e capire cosa succede. Quindi farò visita.add traversal listener di una nuova istanza della classe registra albero di visita. Quindi l'algoritmo di attraversamento, ogni volta che fa qualcosa, chiamerà uno dei metodi di questa istanza, di questa classe. Ok? Vediamo quello che ci sembrava il metodo più promettente, che cosa fa. Quindi torno sul registro albero di visita, edge traversed mi sembrava che fosse quello un pochino più promettente, l'evento edge traversal event, abbiamo visto che contiene un oggetto di tipo getEdge, un metodo, scusate, di tipo getEdge, che mi restituisce proprio l'oggetto edge, se non sbaglio, l'oggetto default edge. Quindi, giusto per capire cosa sta succedendo, io qua ci metto un system out print line, fammi vedere quali sono gli archi che attraverso. Almeno fammeli vedere. Quindi in teoria, se adesso rilanciamo l'algoritmo, dovrebbe partire come prima, e quando faccio questo attraverso la lista non succede nulla, ma quando faccio questi as next e next, l'algoritmo lavorerà e lavorando chiamerà via via questo metodo. Togliamo magari questa print line qui perché ci dà solo fastidio. No, oppure no, dai, teniamola, perché ci fa vedere quali sono i vertici che vengono via via raggiunti. Proviamo a fare un run e poi con pazienza cercheremo di capire l'output del programma. Allora, prendiamo la prima e la seconda, tanto per prendere qualcosa di a caso. Abbiamo la solita null pointer exception, ma la sappiamo già.
A noi interessa cosa abbiamo stampato prima. Prima vuol dire all'inizio. Allora, qui effettivamente queste stampe tra parentesi sono gli archi, ok? È la serializzazione, la toString dell'arco che si fa vedere così. E questa invece è la stampa del ciclo di visita, del vertice scoperto. Quindi che cosa mi ha detto lui? Allora mi ha detto, guarda, io ho prima, l'algoritmo mi ha detto, io ho considerato quest'arco, qui siamo nell'argomento di visita in ampiezza, ok? Che sono i due adiacenti, guarda caso, al vertice di partenza, l'ho scelto come vertice di partenza. Quindi lui ha considerato i due archi adiacenti al vertice di partenza, c'erano solo quei due. Poi, noi che sappiamo come funziona l'algoritmo di visita in ampiezza, li avrà messi in un set che corrisponde ai vertici di livello 1. Ma questo non ce lo fa vedere. Poi dice, va bene, il vertice di livello 0 l'ho finito e te lo restituisco col next. Questo è il valore restituito dal next. Ma io già questo mi fa capire che la mark si raggiunge da BES e PGAL si raggiunge da BES. Perché me lo fa capire? Ma perché io la mark non l'ho ancora visto e a BES invece so già che è il vertice di partenza. Quindi nella mia mappa ci metto benissimo un entry che dalla mark punta a BES e da PGAL punta a BES. Poi l'algoritmo di visita va avanti, prende il primo vertice dell'insieme 1, di livello 1, che sarà la mark. Guarda i suoi adiacenti che sono questo e quest'altro. Ce ne sono due. Quando lui scopre questi adiacenti, io lo osservo e dico, guarda, questo qua mi interessa, perché mi fa capire che la stazione di Jules è raggiungibile dalla mark. E quindi posso aggiungere nella mia mappa un riferimento che va da Jules alla mark. Quest'altro arco non mi interessa, perché a BES già la conosco. E la mark pure, quindi è un arco che attraversa, non scopre nuovi vertici. E qua la next mi ha restituito il primo vertice del livello 1. Poi l'algoritmo andrà a prendere il secondo vertice del livello 1, che noi sappiamo già che è PGAL, e infatti mi fa vedere una serie di archi che insistono su PGAL. Alcuni vanno su ABES e non mi interessano, altri vanno su cose nuove e mi suggeriscono di aggiungere nella mia mappa tre nuove frecce, da BES verso PGAL, da Saint-Georges verso PGAL, eccetera. Non da BES, scusate, la prima no. Da Saint-Georges verso PGAL, da Blanche, da Amber verso PGAL. E poi finito. E così via. Nel senso che ogni volta che scopro nuovi vertici, l'algoritmo di visita va avanti, analizza tanti archi, li usa, e quegli archi che vengono usati noi dobbiamo filtrare e dire, va bene, quest'arco qua mi dà informazione nuova, mi fa aggiungere una nuova freccia al mio albero di visita? Ovviamente devo anche fare attenzione che quest'arco non so bene com'è orientato. Se da un verso verso l'altro, qui ho l'impressione che questi archi siano tutti orientati nel verso giusto perché abbiamo preso il primo vertice in ordine alfabetico e nella creazione del grafo l'abbiamo inserito in ordine alfabetico. Quindi non prendiamolo come regola generale. Quindi, questa informazione qua dov'è disponibile? Beh, esattamente... Ah, no, scusa, sono già in Eclipse. Esattamente qua. Cosa me ne faccio di questa informazione? Aggiungo un elemento a una mappa. Quale mappa? Non ce l'ho, la devo creare. Dove la posso creare? Beh, la posso creare nel metodo del modello
nel metodo del modello in cui viene usata questa informazione. Quindi questo registro albero di visita, che è una qualunque classe, può avere un parametro del costruttore in cui gli passo la mappa nella quale voglio che inserisca le informazioni che mi servono. Quindi prima di partire con la visita, creerò una mappa fermata, che sarà il mio albero. Chiamiamolo albero inverso, perché ha le frecce all'insù. Come una nuova new hash map. E a questo albero inverso posso già aggiungere un primo vertice, cioè il primo elemento, che è la radice. E ovviamente qual è il padre della radice, la freccia all'indietro della radice? Non c'è. Okay? Però mi interessa inserirla perché, ricordate nella console, la prima riga aveva un arco e di quest'arco dovevo capire qual era il vertice di partenza e qual era il vertice di arrivo. No? Quindi mi serve che ci sia già. Quindi posso aggiungere semplicemente albero inverso. Put è una mappa. Al nodo di partenza dico che il suo predecessore non c'è. Sto mettendo il tappo alla radice dell'albero. E a questo punto nel mio registro albero di visita posso passare questa istanza di albero inverso al costruttore, la classe se lo memorizzerà e poi lo userà quando l'event handler viene chiamato. Quindi vado sul registro albero di visita e faccio in modo, questo non ha ancora un costruttore, lo devo fare, devo decidere che questa qua si registra al suo interno un albero inverso, private, e gli faccio costruire un costruttore, scusate il giro di parole, generate constructor, che riceve come parametro albero inverso. Così, in questo modo mi sono salvato qua dentro l'event listener, il riferimento all'albero che dovrò via via popolare. E lo popolo qui. Quando ho quest'arco, questo arco mi darà due vertici, quello di partenza e quello di arrivo, chiamiamoli IB, source e target, che è il nome che gli dà la libreria JGraphT, e io dovrò aggiungere poi un arco da source a target, oppure da target a source, oppure non aggiungere nulla, a seconda che questi source barra target ci siano o non ci siano ancora nell'albero inverso. Adesso vediamo i casi possibili, no? Però prima di tutto bisogna trovarsi le fermata. Source uguale e.getEdge, punto, e purtroppo l'oggetto edge non ha un metodo getSource. Per ottenere il source di un grafo nella libreria JGraphT devo chiamare un metodo di grafo, ma qua l'oggetto grafo ce l'ho? Non credo, a meno che il metodo default, che l'edge traverso l'event abbia anche un metodo getGraph, ma non credo. Ah, non confondiamolo con questo getSource qua, eh. Qui siamo nell'oggetto, anche se si chiama tutto E, questo è l'evento, non è l'edge. Quindi il source dell'evento è la classe che ha generato l'evento.
così come in JavaFX il source dell'evento è il bottone, eccetera. Non è il source dell'arco. Infatti vedi che è un oggetto di tipo evento. Devo prendere l'arco, ma poi mi serve il vertice di partenza di quest'arco. Per avere il vertice di partenza di quest'arco devo chiamare il metodo grafo punto. Quindi mi serve il grafo anche, cioè mi. A questa classe registra l'albero diviso serve anche conoscere il grafo. Private, graph, fermata, default edge, grafo. Allora, se ho il grafo, attenzione che me lo devo passare poi come parametro perché altrimenti è nullo, potrò dire dis.grafo.get edge, ecco qua, get edge source del mio arco è punto get edge. E idem l'altra fermata che è il target. Get edge target. Vabbè, e abbiamo i due estremi di questo arco che potremmo voler aggiungere all'albero inverso. Adesso prima di andare avanti fatemi solo aggiungere nel costruttore di questo anche il grafo. E ovviamente nel model devo passargli una copia del grafo, un riferimento al grafo. Quindi gli albero inverso, virgola, dis.grafo. Ci siamo quasi, eh? Adesso fatemi cambiare questa print posso stampare source e target al posto del get edge giusto per verificare di aver estratto correttamente i dati. E questa volta fatemi scegliere due stazioni dal fondo. Ok, quindi anche qua, questi qua con il doppio trattino sono gli archi che ci servono. Adesso, avendo questo, l'ultimo passaggio, il penultimo passaggio da fare è aggiungere l'arco all'albero inverso. Se sia il source che il target esistono già nella mappa, non li devo aggiungere. Se il source, se entrambi non esistono, non può succedere. Non deve poter succedere. Se il source c'è e il target non c'è, allora vuol dire che ho scoperto il target a partire dal source. E viceversa. Quindi controlliamo, se il source c'è nella mappa, quindi albero inverso, punto, contains key, di source, cioè so già come raggiungere il source, allora vuol dire che il source c'era già e il target è il vertice nuovo che ho scoperto. E allora mi registro come fare, come ho fatto a scoprirlo. Allora, albero inverso, put, ho scoperto il target partendo dal source.
Altrimenti, se l'albero inverso contiene già il target, no, ho sbagliato, perché facendo così il caso in cui siano già entrambi compresi rischio di aggiungere una seconda volta. Devo ragionare al contrario: se non contiene il target, not, se non contiene il target, allora il target è quello che ho appena scoperto, e l'ho scoperto da chi? Da source, per forza. Altrimenti, se non contiene il source, allora ho scoperto il source e l'ho scoperto a partire dal target. Quindi non contiene target, allora target l'ho scoperto da source. Oppure non contiene source, allora lo metto, il source arriva dal target. Gli altri due casi, che non contenga né target né source, non può verificarsi. L'altro caso in cui contenga sia target che source, è giusto che non faccia nulla, perché quell'arco lì ce l'avevo già. E quindi qua posso a questo punto scrivere, se vogliamo registrare cosa abbiamo fatto, maledizione, devo mettere delle grafiche, non le avevo messe prima, posso dire che ho scoperto source, si raggiunge da target. No, al contrario, target si raggiunge da source. Cioè quello che ho appena scoperto si raggiunge da quello che avevo già. E tolgo questa print line da là. Quindi, andiamo a due a caso, e qua ci dirà questo si raggiunge da Alesia, Porta Alleanza si raggiunge da Alesia, Denfer si raggiunge da Mouton e così via. Ogni volta che un si raggiunge ho sempre una stazione nuova che non avevo visto prima, e un si raggiunge da una stazione che Denfer Rochereau si raggiungeva da Mouton Duvernay, che si raggiungeva da Alesia, e Alesia era la radice. Allora, al di là di tutte queste print line, alla fine ciò che abbiamo è la mappa. E la mappa contiene esattamente ciò che ci serve, l'albero inverso. Questo albero inverso, quindi io qua posso a questo punto togliere queste print perché mi fanno impazzire, tornare nel model, togliere quella print del model, e tutto il lavoro che sta facendo a livello listener, alla fine per magia, questo albero inverso che ho creato qui, qua sotto me lo trovo pieno. E allora posso stampare il percorso. Percorso. New array list. Di fermata. Come lo faccio il percorso? Beh, faccio il percorso, lo ricostruisco all'indietro, come dicevamo prima, no? Quindi inizio con... Vabbè, non andrebbe qua. Inizio con la fermata di arrivo, adesso qua non ce l'ho l'arrivo, scusate. E poi con un ciclo while ripeto semplicemente l'operazione... Fermata uguale fermata, albero inverso, scusate,
get di fermata in un ciclo. Adesso non è ancora codice, non abbiamo tempo di finirlo, no? Finiamo chiaramente la prossima volta. Però l'idea è questa. Io ho l'albero con le frecce all'insù. Parto come inizialmente fermata uguale arrivo. Parto dall'arrivo e poi risalgo. Dall'ultimo salgo al penultimo, dal penultimo salgo al terzultimo, eccetera, fino a quando non trovo la radice che è quella che ha come precedente il null. E nel frattempo percorso.add delle fermate che trovo. E quindi mi sono costruito una lista di ciò che trovo risalendo all'indietro. Questa lista ha solo il piccolo difetto che è al contrario, no? Non è l'elenco dall'inizio alla fine, ma dalla fine all'inizio del percorso. Vabbè, poi la giro al contrario, non è un problema. La stampo a rovescio. Perché l'elemento 0 della lista, più che un add, potrei fare un add da 0, in testa. Vabbè, ma questo è un dettaglio. Ok? Allora, ci manca solo quest'ultimo passaggio, ormai il grosso l'abbiamo calcolato con questo albero inverso. Si tratta di attraversare l'albero, crearsi una lista e poi andarsela a stampare nel controller. Ok? Se nel weekend piove potete provare a farlo, se no lo facciamo insieme lunedì. Grazie di tutto.